Il nuovo è un problema, il nuovo è sempre male. Mai smettere di avere paura. La paura ci tiene in vita. Queste sono le parole che Grug, il capofamiglia dei Ikruz, ripete in continuazione, soprattutto alla figlia maggiore, che cerca sempre di uscire e allontanarsi dalla caverna in cui vivono e che li protegge. Nel film, ambientato nell'età della pietra, la caverna rappresenta ciò che è noto, quindi sicuro. Fuori c'è l'ignoto, il pericolo. Tutto va bene, fino a quando un terremoto distrugge la caverna, costringendo Ikruz a mettersi in viaggio alla ricerca di un nuovo luogo in cui vivere. Il viaggio dei Ikruz diventa così una metafora delle resistenze e delle opportunità presenti in ogni processo di cambiamento. Come per tutte le specie animali, abbiamo la necessità di sentirci al sicuro, protetti, e di evitare i pericoli e il dolore, così come l'evitare il cambiamento, che implica qualcosa di nuovo, quindi sconosciuto e potenzialmente pericoloso. Il motivo intrinseco e primordiale di sicurezza ha ovvi benefici per la sopravvivenza. L'emozione della paura, che può nascere proprio dalla mancanza di sicurezza, ha lo scopo di metterci in guardia da potenziali minacce e tenerci in vita, anche se al contempo può frenare la nostra crescita. Ciascuno di noi ha però una diversa soglia di tolleranza al pericolo e al cambiamento. Altrimenti non si spiegherebbe perché alcune persone sono costantemente alla ricerca di nuove sfide, sono avventurose, si lanciano dagli aerei, mentre altre persone non si allontanano mai troppo dalla caverna. Se il tuo motivo di sicurezza è molto forte, potresti essere cauto e prudente in quel che fai. Hai un occhio sul futuro per prevenire possibili rischi e hai sempre almeno un piano B. Passi all'azione solo quando ti senti pronto e quando hai la sensazione di avere tutto sotto controllo. Per questo potresti essere, in generale, un po' ansioso e timoroso. Le novità e i cambiamenti ti mettono a disagio e forse ti spaventano. Ti piace che le cose rimangano così come sono e cerchi la stabilità in tutte le situazioni. Perché la stabilità è prevedibile e questo ti dà tranquillità. Se il tuo motivo di sicurezza invece è blu, sei impavido e audace. Forse ti piacciono gli sport estremi, adori le sfide e cerchi esperienze nuove ed eccitanti. Non hai bisogno di avere sempre tutto sotto controllo, perché l'imprevisto fa parte del gioco. Per questo sei forse generalmente un po' impulsivo nel prendere le decisioni e spesso ti lanci senza valutare troppo le conseguenze. Non vai certo in panico di fronte agli imprevisti e sai gestire molto bene il cambiamento. Anzi, ne hai bisogno, perché troppa sicurezza e stabilità alla lunga diventano noiose e demotivanti. Nel Lux Profile, la scala della sicurezza descrive le differenze individuali nella ricerca di una vita tranquilla e sicura. È davvero importante riconoscere che non abbiamo tutti la stessa tolleranza al cambiamento, alla novità e all'imprevisto. Ad esempio, se tu hai un bisogno blu di sicurezza, potresti spingere un'altra persona ad agire troppo oltre la sua soglia di tolleranza, generando in lei stati d'animo che non la mettono certo nelle condizioni di poter dare il meglio. Ma una volta che avrai capito di quanta sicurezza hai bisogno tu e le persone con cui ti devi relazionare o con cui devi lavorare, potrai riuscire a rispettare e valorizzare questa caratteristica. Ad esempio, tramite una comunicazione più personale e un'assegnazione più attenta di ruoli e compiti. E semplicemente ti accorgerai di quanto questo possa fare la differenza. Ma ricorda, i motivi sono 16 e la sicurezza è solo uno di questi. Siamo tutti diversi e ciò che ci rende unici è la configurazione dei nostri 16 motivi. Io sono Luca Sartori, ci vediamo in un altro video con un altro motivo.